il miglior amore è quello scomodo. Come si fa a desiderare, no? Io mi ricordo una ragazza, sono una ragazza molto carina, l'ultimo anno del liceo, e mi dice: io ho tanti problemi, ho tante paure, ma c'ho una paura più delle altre. Qual è? Quella di innamorarmi, mi dice lei. Ah, dico, bella fregatura. E infatti, dice, io mi sarei organizzata così, mi fa lei. Come ci sei organizzata? Che mi faccio piacere quelli che non mi piacciono tanto. Si vedeva che c'aveva la fila dei ragazzi, dei chaperon sotto casa, faceva così, ne aveva 4 o 5. Appena vedo, intuisco, diceva lei, che c'è uno che mi fa perdere la testa, scappo via. Pensa cosa siamo riusciti a insegnare ai ragazzi, che le passioni sono le sabbie mobili dell'esistenza. Non avventurarti là se non soffri. E quindi, pur di non soffrire, divento una specie di sarcofago, mi metto lì dentro e poi questa è la mia vita. Bisogna spiegare ai ragazzi che il miglior amore è quello tribolato, funziona così, è quello scomodo, per l'appunto, è quello scomodissimo, è quello che ti fa essere incerto, insicuro, è tutto bello questo, ma cos'è un contratto d'assicurazione l'amore? Cosa fai? Vai prima alle generali e poi vai a letto? Cioè, non so, come funziona? L'amore senza rete, quello vero, che non sai come va a finire, anzi, più ti piace e più ti fa spavento, perché non sai se c'è domani e non lo puoi sapere se c'è domani, perché sennò è un calesse, avrebbe detto Benigni. È un'altra cosa, una robetta. Per carità, vogliamo chiamarla amore? Chiamiamolo. Volete chiamare amore quella roba là? Chiamiamola robettina, da 6 meno meno, no? Il voto è più votato d'Italia. Teniamoci questa scuoletta da 4 soldi, così, che va benissimo. In questa scuoletta ci insegnano che la vita è 6 meno meno, che è pornografico, sarebbe, secondo me, perché 6 meno meno è negativo, giusto? Bene, perché promuove? Perché gli vogliamo insegnare questo ai ragazzi, che non bisogna far tutti questi sforzi, ti piaciucchia quella, prenditi quella. No, anzi, è così, è come la marmellata, meno c'è, più la spalmi, funziona così. Così non ti viene il mal di testa, non c'hai le ansie, no, tutto tranquillo. Non ho avuto la fortuna di conoscere persone speciali, è che ci sono andato io incontro, perché è vero che nella vita passano solo alcuni treni, quelli buoni, però bisogna andare in stazione, non entrano a casa tua, devi andare là. Ecco la cosa scomoda della vita, la cosa meravigliosa della vita. Ecco quanto aveva ragione quello che diceva: tutto quello che è comodo è stupido. È verissimo, tutto quello che è comodo e stupido funziona per la facoltà, che se tu scegli quella più vicina è stupida di sicuro, perché vuol dire che non vuoi fare nessuno sforzo, vuol dire che non hai nessuna abnegazione, non hai nessun sogno, non c'hai niente. Vuoi fare un burocrate, eh? E funziona così anche in amore: se tu ti innamori di quella di sotto al piano è stupida, perché in amore lo sappiamo, no? Vince la paura, è bellissima, si chiamano pene d'amore, anche lì l'italiano ci dà una mano. Pene, avete mai sentito? È cacofonico, non funziona. Funziona molto bene pene d'amore, perché le abbiamo sentite, sappiamo, perché quando sei molto innamorato hai paura che quell'amore finisca, no? O no? L'innamoramento non è un prêt-à-porter, è un vestito di Valentino, è una cosa meravigliosa, è un amore unico, irripetibile. Non può essere quello che arriva alle 5 tutti i giorni con il garofano. Perché se sei sana di mente gli dici: amore mio, cambia, eh? O no, prima che moriamo tutte e due. Che le emozioni sono cose
sabbie mobili, ma state scherzando? Ma è il senso della vita, è il sale della vita, l'emozione. Perdere la testa è una cosa meravigliosa, ma perché la testa deve stare sempre ferma? È bello perdere la testa, mamma mia, l'hanno fatto tutti i grandi hanno perso la testa. E se no non sarebbero diventati grandi, scusate, eh? O no? Perché Michelangelo non aveva perso la testa quando ha voluto staccare quel pezzo di marmo alto 18 metri, tutto intero, e gli hanno detto tagliamolo a rocchi, dicevano gli operai alle Apuane. E lui disse, ma scherzi? L'hanno fatto i romani, lo faccio anch'io, no? E si stacca, è certo che si stacca, e muore un operaio, si ferisce lui. Pensate che abnegazione, poteva farla facile? Tutto quello che è comodo e stupido, tutto quello che è scomodo è molto intelligente e rimane nella storia. Ecco cosa dobbiamo fare, bellissimo. E dobbiamo insegnare a noi, ai nostri ragazzi, che la passione è il motore della vita. A Parma un ragazzo mi ha chiesto che cos'è la passione. Io dico, guarda, la passione è una cosa difficile da descrivere così. È un vento che ti travolgerà quando meno te l'aspetti, ti farà girare e rigirare tra le lenzuola mille volte. Una notte finalmente non ne potrai più e andrai alle 5 del mattino alla stazione per prendere il primo treno che ti porta da lei. Questo mi guarda, mi fa, perché alle 5 del mattino? Perché la passione secondo i social sarebbe così. Ti mando un whatsappino, amore, se tu fossi qua, tu non hai idea cosa ti succederebbe, però attualmente sono un po' stanchino, ciao. Poi, se tua mamma ti sveglia, se tua mamma ti fa, perché ti deve fare il breakfast, se tuo papà ti porta in stazione, perché vuoi andare da stazione, sono dei pericoli che dobbiamo evitare ai nostri figli, ti raggiungerò, faremo un bellissimo after hour. Questa è la passione. E questa sposta le montagne, siete sicuri? Questa sposta le montagne, perché noi abbiamo bisogno di passioni che spostano le montagne. Ecco che cos'è il coraggio. Il coraggio di immaginare una vita piena, che include anche il dolore. Allora, io credo che, ecco, l'avventuriero è quello che paga per le proprie scelte, ma almeno fa scelte di felicità. La felicità è ciò che ti rende ebbro di emozione. E invece, altra sciocchezza, io sto raccogliendo le sciocchezze che dicevano i vecchi, che però sono ancora molto votate, no? Non prendere niente, nessuna decisione sulla base delle tue emozioni. Mamma mia, pensa cosa dicevano. L'unica cosa interessante è essere in qualche modo, no, portati dalle emozioni. E se no cosa servono le emozioni, scusa? Cos'è l'emozione? Quando la tua squadra vince 1-0, cos'è l'emozione? L'emozione è quella tua, quella che ti costruisci tu. Quella che a volte è una lotta che dura tanto tempo. Non è un prêt-à-porter l'emozione. Non è un lampo. Mi spiego? È una cosa che tu costruisci, perché la costruisci innanzitutto dentro di te. Dentro di te. Modigliani diceva questa cosa bellissima. Il nostro dovere reale, pensate già all'idea del dovere reale, che è bellissimo, è preservare il nostro sogno. Cosa c'è di più bello di una frase del genere? Il dovere reale, che è un dovere che è perfino superiore a quello morale, perché è un dovere laico. Ciò che tu fai per la tua vita, a ciò che tu non arrivi vecchio a dire porca miseria, l'ho buttata via. Ho scelto la normalità dell'esistenza. Mi sarebbe piaciuto far quel lavoro, ma non l'ho potuto fare. Mi sarebbe piaciuto far quel viaggio, ma non l'ho potuto fare. Mi sarebbe piaciuto avere un'altra donna, ma non l'ho potuto fare. Non hai potuto fare. Cosa hai potuto fare? Niente. Ma è comodo questo. È molto comodo, ti siedi lì, bestemmi sul mondo e poi tiri l'acqua. È una cosa terribile, una cosa terribile. Io penso che invece, pensa un ragazzo, questa la scriveva quando aveva 21 anni, Modigliani, ma è fantastico. Dentro, preservare, vuol dire che il sogno ce l'hai dentro. Il sogno non è una di queste stelle nel cielo che tu devi rincorrere, perché no, parte da dentro, lo devi avere dentro,
lo devi scovare, lo devi illustrare come il più bel piatto di argenteria che tu hai in casa, lo devi preservare dagli attacchi, dalla mediocrità, dall'invidia. Pensa quanta fatica bisogna fare nella vita. Pensa quante stupidaggini che facciamo. È mostruoso. Siamo rimbecilliti dalla comodità. Tutto è comodo. E non ci accorgiamo che la comodità ci ammala il cervello. Non fai più uno più uno, perché tanto basta tirare fuori il telefonino e sai quando è nato Mike Buongiorno. Non fai più niente. Non sai neanche più riconoscere le strade perché c'hai Google Map. Ma non ci rendiamo conto che ci stiamo rimbecillendo? Io non sono contro le tecnologie, però io credo che anche la passione del tentare con la propria testa, perché se tu non c'hai la testa, ma perché c'hai la testa per l'amore? Uno fa l'amore come vive, o no? Se no cosa fai, l'attore? Uno fa l'amore come vive, paro, o meglio, mettiamolo in un altro modo, ognuno c'ha l'amore che si merita.